alla vigilia non ci saremmo veramente immaginati un risultato del genere. Ci eravamo prefissati comunque di entrare nella top 10, considerato come quei di primo ordine, quindi siamo veramente contenti. Un risultato che è frutto comunque di un team eccezionale che ci ha fornito una macchina che è stata perfetta, mi ha consentito comunque di andare forte fin da subito, e questo è stato importantissimo. Quindi ringrazio l'RF, ringrazio la mia navigatrice. Aspetta, mettiamoci ancora un po' più a favore di luce, tanto poi dovrai portare la macchina giù, quindi così parliamo anche di un'altra cosa. Vieni, vieni, mettiamoci qui che siamo addirittura più in luce. Ringrazio la mia navigatrice, come dicevo prima, che comunque mi ha sopportato, e non deve essere stato facile stare oggi a destra e gestire comunque tutta questa responsabilità. Naturalmente lo scratch nella prova di casa ha coronato completamente questa prestazione superlativa. Sì, lì è stato un colpo al cuore, perché come detto prima non pensavamo, quindi quando abbiamo saputo il tempo siamo rimasti un attimo così. Beh, è difficile contenere questa emozione, come è difficile per Corinne. Quello scratch, come dicevamo con Marco, è stato qualcosa di superlativo, però tutta la gara è andata veramente bene, avete sempre filato come un orologio e siete sempre stati nelle posizioni di vertice a lottare con i migliori del campionato italiano assoluto rally Sparco. Sì, diciamo che infatti non ce l'aspettavamo, nel senso ci eravamo dati un obiettivo che poteva essere quello di entrare nei primi 10 assoluti, ma non pensavamo di fare così bene, perché per quanto Marco possa conoscere le prove della targa Florio, fa pur sempre l'architetto e corre una volta l'anno, quindi diciamo che non rientrava, non ce l'aspettavamo, però siamo contenti e ci godiamo appieno questo momento. Avete detto voi stessi ancora, non avete realizzato, quindi vettura in posizione da podio e subito sul gradino che vi spetta, che vi siete meritati con tanta tenacia, con tanta bravura, con una sequenza di forti vibrazioni, una gara che non ha lasciato nessun respiro fino all'ultimo metro ed ha reso impossibile qualsiasi pronostico fino a pochi secondi fa. Ebbene, allora Marco Runfola va a parcheggiare la sua Skoda Fabia in posizione da podio e subito dopo loro saliranno sul terzo gradino, proprio sul gradino del podio che si sono guadagnati. Possiamo accogliere la vettura seconda classificata in questo turbinio di incertezza. Prego, mettiamoci pure a favore di luce in questo turbinio di incertezza, in questa, ancora un po', ecco, così sei in luce, bravissimo Giando. Gian Domenico Basso, Lorenzo Granai, equipaggio della Movisport, e questa è una Skoda Fabia RS. Eccoli entrambi a godersi questo meraviglioso momento, un momento che fino al dopo l'ultima prova speciale non è stato per nulla assicurato, un momento che si è colmato di difficoltà e proprio per questo è di grandissimo fascino. Giando, sicuramente anche per te una grande gara, una ottima conferma della tua vettura, avete anche fatto delle prove proprio qui alla Targa Florio, per cui tutto è andato secondo i vostri desideri. Sì, ciao a tutti, siamo contenti e dobbiamo ringraziare soprattutto la squadra, la Delta Rally e i ragazzi che hanno fatto un lavoro enorme per portarmi fino alla seconda posizione. Abbiamo avuto difficoltà il primo giro questa mattina con qualche problemino, dovuto alla mia inesperienza con la vettura nuova, la Skoda RS, e siamo anche orgogliosi di averla portata al debutto qui al Targa Florio da voi. Niente, siamo soddisfatti di questo risultato, punti preziosi per il campionato. Avevamo perso un po' la fiducia dopo il primo giro perché abbiamo perso parecchi secondi e poi siamo riusciti però a spingere fino in fondo, fino alla penultima prova e prendere questa seconda posizione preziosa.
stiamo facendo una conferenza stampa in mezzo al pubblico, perché ci sono anche i colleghi della stampa, siamo in diretta televisiva sul 228 di Sky, su ACI Sport TV, pertanto è bene spiegare anche alcuni particolari, così a favore degli addetti alla comunicazione, a favore degli inviati, degli organi di informazione. Qual è stato il punto di forza maggiore che hai individuato in questa vettura che ha esordito qui alla Targa Florio? Ma ci sono alcuni punti di forza ed altri dove devo adattarmi anch'io alla guida. È una macchina che va trattata bene e non maltrattata. No, nei cambi probabilmente nel veloce mi sono trovato meglio e devo un po' lavorare per quanto riguarda il lento. Però il potenziale c'è e adesso assieme alla squadra faremo degli altri test e cercheremo di spingere sempre di più. Grazie, vado da Lorenzo perché questi sono dei momenti particolarmente intensi, come intenso è stato quel momento quando c'è stato quel problema e quindi vi siete girati in prova. Lì bisogna resettare tutto, come si dice, mantenere la concentrazione e ripartire all'attacco, e in quei momenti è fondamentale la freddezza del navigatore. Sì, ma anche il pilota che non si abbatte e che riparte da lì, per poi eravamo sesti, quindi per fare una rimonta per come abbiamo fatto, quindi complimenti a Cangian Domenico perché ci ha creduto, la squadra ovviamente ci ha messo in condizione di farlo, quindi ha lavorato benissimo. La Skoda l'abbiamo portata al debutto qui in Sicilia, dove il pubblico è incredibile, e quindi volevamo raggiungere il podio e ce l'abbiamo fatta alla fine della giornata. Una grande prova di carattere, di bravura, di sportività e soprattutto di tenacia. Gian Domenico Basso, Lorenzo Granai, la Skoda, Fabia, RS, Movisport, la loro scuderia, Delta Rally, i loro preparatori. Allora, macchina in posizione da podio, perché adesso dobbiamo accogliere coloro che tra poco alzeranno il trofeo più ambito del mondo, la Targa Florio, il trofeo automobilistico più antico del mondo. È qui che si continua a scrivere quella grande storia che è nata nel 1906 in Contrada Pista Vecchia di Campo Felice di Roccella, dove anche oggi sono tornate le vetture a rombare in quei pressi e sono tornate qui nella loro casa, Termini Imerese, dopo essere partiti da un luogo iconico ieri sera, la piazza del Parlamento di Palermo. Ultime manovre per Gian Domenico e adesso tra un attimo faremo arrivare la vettura vincitrice con il suo superlativo equipaggio. Appena ci daranno lo star bene coloro che quest'anno alzeranno il trofeo che in tanti vorrebbero avere nel proprio palmarès. E allora potete accomodarvi, ragazzi, potete accomodarvi, vincitori della 107esima Targa Florio, con una grande condotta di gara, con una strategia estremamente intelligente. I campioni italiani in carica, il leader del campionato italiano assoluto Rally Sparco, Andrea Grugnola, Pietro Elia Ometto, Citroen C3, Rally 2 in versione Rally 5, vettura preparata dalla FPF Sport, che invitiamo a prepararsi a salire sul palco. Andrea, alzare la Targa Florio, te lo chiederò poi magari tra poco, sarà un'emozione indicibile. Adesso spiegaci qual è stata l'emozione di vivere questa bellissima giornata. Hai immediatamente fatto capire le tue intenzioni e poi hai difeso strenuamente quella posizione, perché dietro sicuramente non stavano a guardare. Abbiamo fatto una gara secondo me estremamente intelligente questo weekend, perché abbiamo attaccato quando sapevamo di poterlo fare, abbiamo sofferto quando dovevamo soffrire e cercato di gestire quando era importante farlo. È sicuramente un'altra vittoria corale, perché comunque con una squadra come FPF dei Fabbri che ci supporta, tutto diventa più facile. E anche il binomio con la nostra Citroen C3 Rally 2 Pirelli è importantissimo. È bello vincere per la seconda volta la Targa davanti a tanti amici e a tanti tifosi che comunque ci tifano da anni. E poi questo weekend era importante per me, perché purtroppo il mio compare che abita in Sicilia e la sua famiglia hanno perso una persona a loro cara settimana scorsa, e dunque ci tenevo veramente parecchio a portare a casa questa vittoria.
hai fatto bene a ricordare, a mostrare questo atto d'affetto. Allora vado da Pietro e lì ometto un navigatore che ha saputo favorire sempre la concentrazione dell'equipaggio. Prego, vieni pure a favore di luce, perché è giusto che si veda il rappresentante della squadra. Hai saputo favorire sempre la massima concentrazione dell'equipaggio, trasmettere anche al team le giuste informazioni affinché si concretizzasse questa vittoria che state vivendo adesso. Sì, sicuramente questo risultato è frutto dell'ottimo lavoro di squadra, sia all'interno della macchina che anche dei ragazzi del nostro team, che hanno fatto un super lavoro, come sempre. Siamo molto contenti. Il momento più impegnativo di questa 107ª Targa Florio, anche non per forza adesso in gara, nei giorni precedenti. Si sa che questa gara è sempre molto molto tirata, ha delle caratteristiche particolari perché scivola un po' di più, è difficile capire il grip, quindi sia prima ma anche in gara è stato insomma un po' difficile gestire tutto. Un grande equipaggio, un'eccellente prestazione che ha potuto tranquillamente e basarsi anche su un proficuo dialogo, una continua scambio di informazioni con la squadra. Quanto avete lavorato insieme oggi? Abbastanza, ti dirò. Abbiamo fatto anche delle modifiche durante la giornata che di solito non le facciamo, però sono andate, diciamo, bene. Il pomeriggio si è stati contenti della macchina, per cui benissimo. Beh, questa è una caratteristica, signore e signori, della Targa Florio. Si fanno delle modifiche anche quando non sono previste, perché qui tutto può succedere e per vincere questa gara solo la migliore strategia può farlo, solo la migliore strategia può portarli su quel podio e alzare il trofeo più ambito al mondo. Allora, accomodiamoci al podio, sarà la dottoressa Maria Terranova, primo cittadino di Termini Imerese. Ulteriormente, dopo averlo fatto per il CRZ, anche per i protagonisti della massima serie tricolore, a consegnare i trofei, i riconoscimenti e a partecipare alla grande festa. Allora possiamo iniziare a comporre il podio e dar seguito alla cerimonia del podio, dove sul terzo gradino del podio salgono Marco Runfora, Corinne Federighi. L'equipaggio di casa. Una gara che vale un palmarès, una gara che vale una carriera. Ebbene, secondo gradino del podio, loro sono amatissimi in Sicilia, lo hanno dimostrato anche con le parole che hanno usato verso la gara dei siciliani e questa meravigliosa terra. Gian Domenico Basso, Lorenzo Granai. E questi sono momenti di alta sportività, perché quando ci si scambia i complimenti tra avversari è questo lo sport ed è questo che la Targa Florio ha trasmesso negli anni. 57 minuti, 30 secondi, 8 decimi è il tempo con il quale questa Citroen C3 in versione R5 ha vinto la 107ª Targa Florio, sulla quale c'erano Andrea, Crugnola, Pietro, Elia, Ometto. FPF Sport, anche sul podio i rappresentanti di questa Factory per condividere questo meraviglioso successo, e il sindaco Maria Terranova porta i trofei ai migliori protagonisti della 107ª Targa Florio. La storia continua, è nata nel 1906. Proseguite la mia opera, perché l'ho creata per sfidare il tempo, ed è questo che hanno fatto l'Automobile Club Palermo e l'Automobile Club d'Italia quando, con una lungimirante mossa, il presidente Angelo Sticchi Damiani nel 2013 ha detto: la Targa Florio è un patrimonio di tutti gli italiani, è una corsa dei siciliani e va salvaguardata. Da quel momento è iniziato il supporto diretto dell'Automobile Club d'Italia al fianco dell'Automobile Club Palermo per poter guardare insieme verso un radioso e sempre leggendario futuro, come la leggenda stiamo vivendo in questo momento. Viene consegnata all'equipaggio vincitore la Targa Florio numero 107, l'edizione 2023 della corsa automobilistica più antica del mondo. E allora il solenne momento, appena saranno consegnati tutti i trofei anche alla FPF Sport, è il solenne momento per tutti dell'inno nazionale italiano.
della 107esima Targa Florio e un cordialissimo saluto arrivi a tutti voi presenti, ma anche a coloro che ci stanno seguendo da remoto grazie alla diretta di AC Sport TV 228 di Sky e le piattaforme social. Allora, a questo momento, questo indimenticabile momento per Andrea Crugnola, Pietro Elia Ometto, la FPF Sport, Gian Domenico Basso, Lorenzo Granai, Marco Ruffola, Corinne Federighi, è questo il podio della Targa Florio 2023. Si guarda al futuro e si festeggia il presente. Brindisi per i migliori protagonisti della 107esima Targa Florio.
seguiranno in ordine di partenza. Poi reso reale attraverso la prestazione degli equipaggi in gara. Bene, si mette in moto la Citroen C3 dei vincitori per andare verso il parco chiuso, dove verrà una resa disponibile per i 30 minuti regolamentari a disposizione degli ufficiali di gara. E allora noi proseguiamo subito, invitiamo sulla pedana di partenza gli altri. Eccoli qua, a favore di luce, puoi fermarti Fabio, puoi fermarti, potete scendere, loro sono quarti assoluti, Fabio Andolfi, Nicolo Gonnella, la loro scuderia la Superba, e questa è una Skoda Fabia in versione Evo 2. Fabio, ancora una volta questa gara è arrivata in fondo, ancora una volta questa gara non ha nascosto tutto il suo fascino, fatto di insidie, fatto di difficoltà, fatto però di grandi sfide agonistiche. Sì, è stata una gara difficile e abbiamo fatto un errore sul secondo passaggio della prova speciale Cefalù che ci è costato una posizione, però siamo contenti, diciamo che è solo la mia seconda volta qui in Sicilia da Cattolico ed è una gara davvero splendida. Grazie Fabio, siete splendidi voi che la onorate in questo modo, grazie a Fabio Andolfi, grazie a Nicolo Gonnella, equipaggio della Skoda Fabia, ciao, a presto, grazie per essere stati alla Targa Florio, equipaggio dei pericoloni della scuderia La Superba. Damiano De Tomaso, Sofia D'Ambrosio, altra Skoda Fabia in versione Evo 2, il vincitore dell'edizione 2022. Ben arrivato Damiano, e beh, chi come te ha avuto la massima gratificazione dalla Targa Florio sa bene quali sono le difficoltà di questa gara e sa bene che tutto può succedere fino all'ultimo metro. Ah beh, sicuramente portiamo un bel ricordo l'anno scorso e quest'anno non è andata come speravamo e siamo un po' delusi, però ci facciamo forza per il prossimo anno. Naturalmente la sesta posizione assoluta che però è proficua ai fini del campionato. Sì, non tanto sinceramente perché abbiamo preso pochi punti, però non tutte le ciambelle nascono col buco. Grazie mille. Damiano De Tommaso, accanto a lui Sofia D'Ambrosio su questa Skoda Fabia in versione Evo 2 e quindi anche per loro il parco chiuso e successivamente il meritatissimo riposo dopo una lunga ed articolata giornata di grande sport. Equipaggio ottavo assoluto, Giacomo Scatolon, Sauro Farnocchia, Volkswagen Polo GTI per i colori della scuderia Movisport. Saluta Sauro e noi ricambiamo questo affettuoso saluto di Sauro. Giacomo, gara difficile, ti abbiamo visto molto spesso molto concentrato, come se stessi analizzando le varie fasi di gara. Sì, siamo partiti un po' cauti e abbiamo sofferto un po' la gara. Qualche miglioria durante le prove c'è stata, abbiamo lavorato un po' sulla macchina, però onesto abbastanza.
e l'unica soddisfazione è prendere qualche punto per il campionato che ci serve dopo Alba, però logicamente dobbiamo lavorare per le prossime gare perché sicuramente dobbiamo alzare un po' l'asticella e ritornare come eravamo prima nelle posizioni di vertice. Ecco, è importante che abbiate focalizzato cosa bisogna fare per andare avanti nel campionato, del resto le gare servono anche a questo. Grazie, grazie a Sauro Farnocchia, grazie a Giacomo Scatalon, un grande navigatore, un navigatore di grande esperienza al fianco di questo bravissimo pilota. Loro sono portacolori della Movisport, questa è una Skoda Fabia in versione Evo 2, ottava posizione per loro. Vediamo quindi l'equipaggio successivo, il decimo equipaggio della classifica assoluta. Ok, potete fermarvi qui, grazie mille ad Antonio Lusce e a Martina Fusiari, equipaggio della BS Sport, anche questa è una Skoda Fabia in versione Evo 2. Antonio, ieri sera dicevi qui bisogna cercare di arrivare al traguardo, arrivare bene, eccetera, quindi questo risultato sicuramente vi gratifica, si poteva certamente fare di più, ma tagliare il traguardo della Targa Florio è già qualcosa. No dai, è stata una gara interessante, siamo arrivati dentro il top 10, quindi dai, positivo, e siamo soddisfatti. Siamo anche noi soddisfatti di avervi accolto qui, questo l'applauso del pubblico di Termini Imerese per Antonio Rusce e Martina Musiari. Con i nostri complimenti l'equipaggio della BS Sport al decimo posto assoluto nella classifica della 107esima Targa Florio. Venite, prendete pure il saluto di questo meraviglioso pubblico, una foto in questa straordinaria cornice al traguardo della Targa Florio per Enrico Brazzoli e Manuel Fenoli. Beh, ieri sera ci siamo dati appuntamento qua e tu hai rispettato e anch'io ho mantenuto la parola. Assolutamente sì, gara particolare, bellissima, molto difficile. Devo dire che è stato un weekend particolarmente impegnativo per noi, però sono dai, sempre contenti, siamo qua, finiamo terzi nella classifica Olga, per cui insomma, il risultato che per il campionato comunque positivo. Benissimo, grazie, grazie mille. Enrico Brazzoli, già campione del mondo di gruppo N, e al suo fianco Manuel Fenoli. Pedro è accanto a lui, Stefano Tiraboschi con questa Skoda Fabia preparata dalla Pia Racing. Pedro, allora il ritorno in Sicilia è stato più impegnativo del previsto? Assolutamente sì, anche se le strade della Sicilia sono sempre davvero meravigliose, il pubblico siciliano è straordinario, noi ci divertiamo sempre, ci torno ogni 9 anni, però ogni 9 anni è una soddisfazione, quindi grazie, grazie a tutti davvero. E sentire queste parole da un pilota esperto come te, che tra l'altro arriva da Brescia dove anche lì le strade sono molto affascinanti, è sicuramente un grande complimento, grazie ad entrambi, grazie per aver partecipato alla 107esima Targa Florio. Pedro, 15esima posizione in assoluto per lui, accanto a lui Stefano Tiraboschi con questa Skoda Fabia in versione Evo 2 curata dalla Pia Racing. Nuovamente vettura in moto e via verso il parco chiuso. Ciao, a presto. Rapida la successione di equipaggi sul palco, eccoli che arrivano a favore di Luce, vi faccio segno perché occorre mettersi a favore.
Ok, stop here please. Welcome, benvenuti a Bostian Obeli e Diana Andreka. Bostian, bella la targa Florio? Sì, prima volta per noi qui a Sicilia, atmosfera molto calda, anche le strade sono molto tecniche, molto veloci e molto belle. Per me piace questa gara e peccato per un errore mio sulla prima prova alla Scari, dove penso 8 o 9 secondi, perché abbiamo ritmo per maggior assoluto. Volevo iniziare molto prima nel secondo reto e tutti i partners in questo progetto che siamo. Grazie. E il pubblico di Termini Imerese ringrazia voi perché avete onorato la Targa Florio con la vostra presenza. Grazie, grazie. Loro sono quinti assoluti, Bostian Obeli e Damian Andrieka, equipaggio della Superba con questa Skoda Fabia curata da Pia Racing, come ha appena detto Damian, come ha detto appena Bostian. Grazie. Ciao! Ecco qui, a favore di Luce, accogliamo l'equipaggio che si è classificato nono in classifica assoluta, Andrea Mazzocchi, Silvia Gallotti. Anche per loro una Citroen C3, la loro scuderia è la... Ecco, adesso lo chiedo a te come... È EASI o EASI? EASI, giusto? La scuderia è EASI. Ok, va bene in entrambi i modi, quindi non ho sbagliato. Penso di sì. Benissimo. Ma casomai sbagliamo in due. Che giornata è stata? Beh, è stata... alla fine il risultato è arrivato, quindi è stata una bella giornata. Abbiamo fatto un po' fatica nella metà appunto della giornata perché ci siamo... No, almeno, mi sono un po' perso mentalmente, se no si poteva sicuramente fare di più. Però dai, è la terza gara con questa macchina, quindi sono soddisfatto, dai. Quando il pilota si perde un attimo ci sono i navigatori a pensare a rimettere tutto a posto, quindi ringraziamo Silvia, ringraziamo te, per voi gli obiettivi dei nostri fotografi, dei nostri video operatori, affinché questo momento rimanga scolpito nella memoria di tutti e nella storia della Targa Florio. Grazie, grazie del Tarmi, grazie mille. Andrea Mazzocchi, Silvia Gallotti, Citroen C3 per loro. Nona posizione in questa classifica di cui si è delineata definitivamente la top 10, quindi proseguiremo adesso accogliendo gli altri equipaggi, parlando con loro, facendoci raccontare queste 9 prove speciali lungo le quali si è delineata la 107esima Targa Florio, partita ieri sera dalla piazza del Parlamento all'ombra del Palazzo dei Normanni a Palermo e che adesso si sta concludendo qui sul belvedere di Termini Imerese. Eccoli qui con il numero 14, loro hanno ottenuto la 12esima posizione assoluta, liberato sul pizio Alessio Angeli, Hyundai 20, quindi si cambia marchio, B&B Competition. Allora, liberato, chiudere questa gara è già una soddisfazione di suo. Naturalmente si poteva anche scalare la classifica, però la difficoltà certe volte si mette un po' di traverso. Sì, dai, chiudere questa gara è stato bellissimo, sicuramente sarà una gara molto difficile. Purtroppo questa mattina sul primo giro abbiamo dormito un po' e abbiamo perso quei secondi che praticamente ci avrebbero permesso di stare un po' più avanti in classifica. Comunque siamo soddisfatti, ringraziamo il team, ringraziamo la squadra perché ci ha dato a disposizione una macchina fantastica come sempre e ringraziamo tutte quante le persone che erano sulla strada, sulle prove speciali, perché è stato bellissimo comunque correre così tanta gente sulle strade, è sempre molto bello venire qui. Grazie per queste meravigliose parole di Liberato sul Pizio. Eccoli entrambi, eccoli qui. Liberato sul Pizio, Alessio Angeli con la Hyundai i20. A presto, è stato un onore avervi alla Targa Florio e grazie anche per i complimenti che avete rivolto all'attenzione, alla passione del pubblico siciliano. Si prosegue con gli arrivi. Potete accomodarvi, arrivare fin qui.
li facciamo accomodare alla fine della pedana proprio affinché vengano bene le foto. Eccoli qua. Tredicesima posizione assoluta per Angelo Lombardo, Roberto Consiglio, i campioni italiani rally autostoriche 2022 che per la prima volta hanno usato questa vettura di classe regina sulle strade amiche della Targa Florio. L'emozione non è mancata, quanto hai imparato? Perché ieri sera mi dicevi qui devo imparare, quindi quanto hai imparato? Ho imparato abbastanza, ma si tratta comunque della seconda gara che faccio. Ripeto per l'ennesima volta che questa per me sarà un'annata di apprendistato. Il percorso è molto lungo, devo avere pazienza, anche se io pretendo sempre troppo da me stesso, e per certi versi è un vantaggio, per altri è una pecca del mio carattere. Però va bene così, sono contento e con Roberto già ci stiamo organizzando, ci stiamo rimboccando le maniche per organizzarci e bruciare quanto prima possibile le tappe per migliorare e prendere confidenza con la macchina. Non vi manca la tenacia, non vi manca la bravura, non vi manca l'esperienza. Grazie, grazie mille ad Angelo Lombardo, Roberto Consiglio, appena a ridosso della top 10 della gara di casa. Quindi vettura in moto per loro, parco chiuso. E noi proseguiamo con gli arrivi. Eccoli qui, Fabio Angelucci, Max Cambria. Prego, apri lo sportello, venite pure. Oh, finalmente sorridenti, al di là del risultato qui si è arrivati e quindi qui si è concretizzato qualcosa di importante. Arrivare alla Targa Florio è sempre un piacere, quindi siamo sorridenti per questo. È stata una gara bellissima, un po' in salita per noi, però ringrazio il team perché sono stati fantastici, hanno assecondato ogni nostra richiesta, quindi siamo molto contenti. E allora, non me ne vogliono gli altri navigatori, vado un attimo da Max Cambria, vieni qui perché così si vede meglio, siamo a favore di luce. Componente della commissione rally di AC Sport, un parterre di partenti di livello eccellente, significa che la commissione rally lavora nella direzione giusta. Assolutamente sì, ci stiamo impegnando tantissimo, ma è soprattutto il parterre che merita la Targa Florio, perché è un bene nostro, un bene siciliano, un bene dell'automobilismo tutto. Grazie Massimo Cambria, accanto a lui Fabio Angelucci al volante. E loro sono questo equipaggio della Citroen C3 che portano adesso in parco chiuso con i colori della Highland Motorsport. Proseguiamo in questa meravigliosa sequenza di vetture di classe regina. Accogliamo il prossimo concorrente, fermatevi pure qui. Eccoli qua, numero 20, andiamoli a cercare. Trovati, 14esimi assoluti, Stefano Liburdi, Mattia Cipriani, Motor Valley, la loro Motor Valley Racing Division, la loro scuderia, questa è una Hyundai in configurazione I20. Eccoci qua, appuntamento preso ieri a Palermo, mantenuta la parola da entrambi, da parte mia, da parte vostra. Certo, no, ci tenevamo davvero tanto a stare qui, è la prima volta per noi sia in terra siciliana ma anche alla Targa Florio. Quindi abbiamo conosciuto queste fantastiche prove. Abbiamo detto che erano impegnative, ma non immaginavamo così tanto. Voi per esordire in Sicilia proprio scegliete la Targa Florio, allora avete voluto scegliere il massimo della difficoltà. Ma in realtà è anche una gara test, per noi, quindi le cose semplici non ci piacciono. Comunque è andato molto, tutto bene, è stata una bella organizzazione, una bella gara, ringrazio il team, la Film Moto che è stata sempre impeccabile, i ragazzi della Film Moto, e la scuderia, e il mio naviga che mi ha assistito, e niente, torneremo sicuramente. Siamo qui ad aspettarvi, allora un consiglio per i colleghi video operatori, sta sorgendo la luna, Termini Merese ci ha anche preparato questa meravigliosa cornice con un'alba di luna meravigliosa, questa è la suggestiva e fantastica cornice dove si completa la 107esima Targa Florio. La nostra gratitudine va a tutti voi, va a questi meravigliosi equipaggi, va alla passione del pubblico siciliano, ma soprattutto va alla lungimiranza di chi ha ideato questo
vero evento senza storia e senza tempo, che sa soltanto guardare al futuro in uno spirito leggendario. Arriva pure fino a qui Alessio, ok, puoi fermarti. Alessio Profeta, Rosario Merendino alle note. Questa è una Skoda Fabia, eccolo qui Alessio Profeta nuovamente sulle strade della Targa Florio. Contento, non contento, qual è la tua sensazione in questo momento? Qualsiasi pilota vuole sempre fare di più, le aspettative le avevo un po' maggiori, però siamo contenti di essere tornati, ringrazio il team per la splendida vettura, Rosario, la mia famiglia, siamo contenti di essere tornati. Siamo felici anche noi di questo vostro risultato, di aver tagliato il traguardo alla Targa Florio. Grazie mille. Con il numero 22 Alessio Profeta, Rosario Merendino lasciano in questo momento la pedana d'arrivo. Noi andiamo ad accogliere il prossimo equipaggio, eccoli qui. A favore di luce, perfetto, puoi fermarti. Filippo Vara, Marco Pollicino, venite a prendere il saluto del pubblico e a salutare il pubblico che è arrivato fin qui dalle prove speciali per salutare tutti i protagonisti ed anche voi. Com'è andata? Diciamo che è andata benissimo, soprattutto su queste macchine che sono molto, molto impegnative, è andata molto bene. C'è il futuro, esatto, siamo contentissimi di questo. È stato un debutto proprio per mio figlio, che aveva il piacere di vedere il papà sull'R5. È una macchina, come dicevo, molto impegnativa, ci vogliono molti chilometri, ma ci siamo veramente divertiti. E allora, col permesso del papà, chiediamo una cosa al figlio: vuoi che papà corra di nuovo con l'R5? Benissimo, questo è un impegno preso davanti al pubblico della Targa Florio. Grazie alle fiancate della loro Skoda Fabia. Si procede, si prosegue. Ancora abbiamo dei podi da fare, ancora abbiamo delle classifiche da leggervi. E accogliamo il prossimo equipaggio. Eccolo qua, fermi qui, fuori dalla macchina, perché dobbiamo salutare il pubblico. Sto parlando con Filippo Indovina al volante, con Laura Cianciolo sul sedile di destra, per questo numero 26 sulla Skoda Fabia, alla fine di una sicuramente esaltante esperienza. Sicuramente sì, per questa Targa Florio 107esima, che è la gara più antica del mondo, nata nel 1906, per noi che siamo del circuito, perché noi siamo nati qua con questa gara, una cosa esaltante, una cosa indescrivibile per chi è appassionato. Partire da Palermo, da davanti al Palazzo di Normanni, arrivare qua per vedere il Terminese, per me che sono terminato, oltretutto, è qualcosa di fantastico, esaltante. Ecco, vedi, ti fai tradire dall'emozione nel raccontare queste belle emozioni, queste belle sensazioni. Allora vado da chi le emozioni le sa raccontare, perché è una collega giornalista, Laura. Avete fatto un eccellente servizio anche per tutti i piloti locali di cui naturalmente avete raccontato questa esaltante avventura. Allora, sicuramente sono brava a raccontare senza emozioni, ma proprio questa sera mi sento davvero emozionata. È stata un'esperienza bellissima che mi ha reso davvero felice. Ancora più bello è stato, e ringrazio per questo la redazione di Mera Live, che ha collaborato nella realizzazione di questo reportage, che ha seguito tutti i piloti di Termini Imerese, quindi anche gli storici, oltre che noi ovviamente proporremo un reportage straordinario con tutti i retroscena, perché proprio l'obiettivo del nostro giornale era proprio quello di raccontare il mondo del rally da dentro l'abitacolo, quindi siamo in pieno tema. Sarà un po' difficile perché le emozioni sono state davvero tante. Complimenti, buon lavoro ancora, aspettiamo nei prossimi giorni altri reportage, prego. Eccoli qua, numero 26, Filippo Indovina, Laura Cianciolo, anche loro vanno a guadagnare il meritatissimo riposo dopo aver lasciato per il tempo regolamentare l'avventura in parco chiuso, dopodiché saranno definitive ed ufficiali le classifiche della 107esima Targa Florio. Possiamo continuare, accogliamo un altro equipaggio.
prego, prego, scendete pure, sono Nella e Fancoli, numero 81 per loro, 27esima posizione nella classifica della Targa Florio. Questa è una Skoda Fabia sempre in versione Evo 2. È importante fare questa foto, è importante ricordare questo momento, perché qui è il traguardo della Targa Florio. Allora l'avete cercato, l'avete voluto e adesso ve lo godete. Sì, sì, siamo qua e arrivare alla Targa Florio in fondo non è evidente. Abbiamo questa macchina che è una prima versione, non è un Evo 2. E, però contenti, la prima volta qui per me, poi io abito abbastanza lontano perché sono uno svizzero francese, e però bello il posto, bella la gara, le prove impegnative, quindi sicuramente ho imparato qualcosa. E noi abbiamo imparato che anche tu apprezzi la nostra regione e noi apprezziamo la vostra passione. Grazie ad entrambi, per il numero 81 Stefano Mella, Deborah Fancoli, con la Skoda Fabia, che adesso hanno concluso la loro edizione numero 107 della Targa Florio, per la prima volta, come dicevano, sulle strade siciliane. E allora, mentre loro si avvicinano al parco chiuso, al parcheggio definitivo della Skoda, la quale poi sarà riportata. Fermi qui, fermi tutti, perché arriva una vettura che alla sua prima apparizione mondiale ha centrato la vittoria di gruppo e la vittoria di classe. Non poteva essere così, perché non poteva essere che così, perché su questa vettura, su questa Clio di Alpine Racing, ci sono i campioni italiani Rally Junior 2022, loro arrivano dalla provincia di Messina, sono Alessandro Casella e Rosario Siracusano. Per la prima volta su questa vettura all'esordio mondiale qui alla Targa Florio, prima gara, primo successo. Quindi Alessandro, per la prima volta sei salito sulla macchina quando te l'hanno data quasi alla partenza e immediatamente avete instaurato questo feeling. Sì, devo dire che non è stato facile, però mi sono divertito tantissimo. È stato un weekend molto costruttivo perché abbiamo imparato tanto, anche grazie ai ragazzi di Motorsport Italia abbiamo fatto tante modifiche per conoscere molto di più la macchina, che come hai detto tu è una macchina nuova per tutti. Poi su queste strade è un piacere unico e quindi niente, mi sono veramente molto divertito. C'è anche la conferma per Alpine Racing che questa macchina, che è il premio della federazione e di Alpine Racing per i campioni italiani Rally Junior 2022, un progetto immediatamente efficace, perché altrimenti non saresti qui a festeggiare una vittoria. Sì, la macchina lo sapevamo che era che era molto performante, perché come hai detto tu al Pani Racing ha lavorato molto, ha effettuato tanti chilometri di test, quindi ci aspettavamo già un pacchetto molto, molto competitivo e così è stato. Però su queste strade che sono particolari, diciamo, è importante avere il giusto setup e quindi bisogna fare dei chilometri sulla macchina. Una vettura a quattro ruote motrici, una vettura non di classe regina, ma è la serie propedeutica alla classe regina. Rosario, tu l'avevi detto, Alessandro sicuramente saprà subito trovare il feeling, però naturalmente se questo feeling non c'è nell'equipaggio con la vettura, questi risultati è molto difficile che arrivino. Sì, proprio come hai detto tu, ci vuole tanto feeling. Io, Alessandro, forse è stata questa la prima gara dove abbiamo lavorato tantissimo. Abbiamo lavorato tantissimo già da ieri per mettere a punto questa macchina che è molto professionale. Gli ingegneri si sono messi a nostra disposizione e credo che da ieri a oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro, e lo dice anche il tempo che abbiamo raggiunto sull'ultima prova speciale. Spero di continuare questa collaborazione con questo team e questa vettura per tutto questo campionato. Grazie mille ad entrambi. Ancora una foto, ancora un saluto al grande pubblico e quindi poi subito via verso il parco chiuso. Grande momento per Alessandro Casella e Rosario Siracusano.
C'è una comunicazione di servizio per l'equipaggio numero 79, va immediatamente spostata la loro vettura nel parco che precede la pedana d'arrivo, deve essere spostata con estrema urgenza la vettura numero 79. Ancora complimenti per Alessandro Casella, Rosario Siracusano che hanno portato questa meravigliosa Clio dell'Alpine Racing al debutto mondiale qui alla Targa Florio. Allora, ci prepariamo ad un altro corso, si accomodi il primo equipaggio che salirà sul terzo gradino di questo podio. Stiamo parlando del campionato italiano rally 2 ruote motrici. Fermi qui, venite da me e poi andate sul podio, mentre stanno preparando i tre gradini del podio, affinché voi abbiate tutto l'onore che merita questo momento, perché vi siete meritati il podio della 107esima Targa Florio. E allora numero 34, Fabio Farina, Gabriele Zanni, terza posizione, è una posizione che vi gratifica? Sì, sicuramente è stata una gara bellissima, difficilissima come tutte d'altronde, però siamo contenti perché stamattina abbiamo un po' faticato e dopo invece abbiamo trovato un grande setup grazie alla GF. E niente, siamo riusciti a spingere e sull'ultimo proprio aver fatto il mio compagno di squadra e siamo andati a prendere il terzo posto, che sono contentissimo. Beh, si vede che siete entrambi contenti. Allora, parcheggia pure la macchina, mettila in posizione da podio, ti aiutano i responsabili del podio, della cerimonia del podio del parco chiuso. Questa è la vettura terza classificata, noi ci accingiamo a parlare, ad accogliere qui sulla pedana di partenza l'equipaggio secondo classificato del campionato italiano rally 2 ruote motrici. Dalle 4 ruote finora celebrate siamo passati alle 2 ruote motrici. Fermi qui che siamo a favore di luce, venite così potete far restare nella vostra memoria in modo indelebile questo momento. Morenio Cambiaghi, Giulia Paganoni, mettetevi pure a favore di luce. Allora Moreno, sei contento? Sì, dai, siamo contenti. Abbiamo ritrovato un po' il passo che avevamo perso ad Alba e niente, Pisani comunque è andato forte, noi abbiamo cercato di dargli fastidio e speriamo che dalla prossima gara riusciamo a dargli veramente fastidio. Bene, vado dalla nostra presenza in rosa perché è giusto che ascoltiamo una navigatrice che sta facendo dei passi da gigante nella sua carriera. Momento più impegnativo di questa Targa Florio. Targa Florio è tutta impegnativa, ma proprio quel momento che dici mamma mia, qui ci vuole che ce la metto tutta. Ma come hai detto, la Targa Florio è una gara tutta impegnativa, dove non bisogna mai abbassare la guardia e quindi abbiamo cercato di mantenere la concentrazione dall'inizio alla fine. E i vari ritardi comunque hanno un po'... sì, ci hanno messo alla prova e soprattutto anche sull'ultima prova, perché tutti lì insomma i distacchi non erano molto elevati, però comunque siamo contenti di questo risultato. È così che parla un navigatore professionista, quando c'è voluta la concentrazione lei era lì pronta a darla. Allora volevo ringraziare Giulia che è stata perfetta, però vorrei ringraziare anche il team V-Sport e venire qua a fare una foto velocissimamente, che ci ha dato una macchina, ha lavorato di notte per finire una macchina che era in mille pezzi praticamente, grazie a loro. Benissimo, allora se c'è un... ecco, prego, al centro della scena, naturalmente vi chiedo di usare attentamente il tempo perché ancora abbiamo tanti arrivi da fare e ancora ci sono dei podi, non abbiamo finito perché bisogna festeggiare tanti protagonisti di questa gara. Grazie. Ah, pensavo volessi il microfono e tu volessi continuare tu, io andavo sul podio, magari cambiavamo i ruoli per qualche momento. Moreno Cambiaghi, Giulia Paganoni si posizionano per la terza posizione del campionato italiano rally 2 ruote motrici. Può arrivare il vincitore sulla pedana della 107esima Targa Florio. Thank you.
ancora un po' avanti, perfetto, così siamo a favore di luce. Naturalmente lo dico nell'interesse di questa foto che deve rimanere indelebile nella vostra memoria. Numero 30, Gianandrea Pisani, Simone Bracchi, primi classificati alla Targa Florio nel campionato italiano rally due ruote motrici. Beh, ringrazio pure. Grazie a tutti, grazie al nostro team, grazie a Simone per questa seconda collaborazione insieme, è stato bravissimo. Team Laser Pro 015 è una macchina impeccabile, Michelin e Jolly Racing Team ovviamente, tutti gli sponsor. E grazie al pubblico siciliano perché è sempre un piacere correre qua. Archiviamo questa Targa Florio con il massimo risultato possibile. Tanti complimenti ai nostri colleghi che sono andati fortissimo. E dispiace per Gabriele Di Pietro che purtroppo è uscito, sarebbe stato bello lottare con lui, però fa parte del gioco, quindi noi torniamo a casa contenti e poi vedremo il futuro. Queste sono le corse, queste sono le sensazioni e le emozioni. Volevo fare una foto con i meccanici, se è possibile. Se è possibile, prego, venite pure, vi chiedo soltanto di essere rapidi perché dobbiamo, ecco, bravissimi, come avete lavorato tutto il giorno in maniera impeccabile, anzi per due giorni e più in maniera impeccabile, anche in questo momento siete stati rapidi e puntuali, e questa è anche l'espressione di un perfetto lavoro di squadra. Allora, macchina in posizione da podio e andiamo a formare il podio del campionato italiano rally due ruote motrici, mentre comunichiamo che si è aperto il parco chiuso per le vetture che già lo hanno raggiunto al fine di poter favorire il rientro a casa e anche la puntualità dei mezzi di trasporto per coloro che devono raggiungere porti e aeroporti. Benissimo, allora podio, andiamo a formare il podio del campionato italiano rally due ruote motrici. Terzo gradino del podio per Fabio Farina e Gabriele Zanni, come abbiamo poc'anzi ascoltato. Seconda posizione nel due ruote motrici per Moreno Cambiaghi, Giulia Paganoni. Andiamo a farli salire, a dare i meritatissimi trofei. Moreno Cambiaghi, Giulia Paganoni, eccoli qui per le loro coppe. Hanno vinto Gianandrea Pisani e Simone Bracchi, ricevono le coppe della classifica del campionato italiano rally due ruote motrici, una serie propedeutica delle vetture che sono un'autentica palestra per poi passare alle auto di classe regina o alle auto a trazione integrale, e quindi vengono consegnati i trofei e il momento diventa solenne quando suonano le note dell'inno nazionale. Per i migliori protagonisti del campionato italiano rally due ruote motrici alla Targa Florio, brindisi per voi prima di poter raggiungere definitivamente il parco chiuso, e ricordiamo che è aperto per le auto che già vi erano all'interno, quindi brindisi per i migliori classificati del campionato italiano rally due ruote motrici.
E dopo questo brindisi noi riprenderemo immediatamente, deve essere soltanto spostato il podio perché inizieremo immediatamente un'altra cerimonia del podio. Ringraziamo ancora i protagonisti del campionato italiano rally due ruote motrici. Si scambiano i complimenti, fanno un brindisi con l'intera bottiglia di spumante e quindi dopo aver giustamente brindato e degustato un po' di spumante si va a riposo. Bene, allora può essere spostato il podio, può essere spostato al fine di far defluire le vetture verso l'uscita del parco chiuso, visto che è stato già deliberato, è stato già aperto, e noi procederemo immediatamente con il podio del campionato italiano Rally Junior che si è aperto qui alla 107esima Targa Florio. Quest'anno la serie dedicata ai giovani da parte della federazione ha avuto la sua inaugurazione stagionale alla Targa Florio. Bene, allora come dicevamo iniziamo con il podio del campionato italiano Rally Junior, questa serie dedicata ai giovani da parte della federazione con il supporto, puoi venire leggermente più avanti a favore di foto, con il supporto della scuola federale Agisport Michele Alboreto. Scendete, dovete fare la foto, dobbiamo ricordarlo insieme in questo momento. Loro sono i terzi classificati, Riccardo Pedersani, Edoardo Brovelli. La scuderia è l'APS Sport. Bene, la stagione inizia con un podio, quindi possiamo guardare avanti. Assolutamente sì, siamo concentrati per migliorare sicuramente. Partire con un podio nella prima gara è sempre bello, poi una gara difficile come Targa Florio non è mai... Siamo contenti, non è semplice andare forte qui, quindi va bene così per questa gara. E voi invece forte lo siete andati, foto per voi, a favore di video operatori e fotografi e subito a disposizione del responsabile della cerimonia del podio per parcheggiare in maniera adeguata la vostra Clio. Queste vetture curate tutte quante da Motorsport Italia con il coordinamento sul campo di Bruno De Pianto. Abbiamo ascoltato anche il direttore generale di Motorsport Italia, Simone Ferraro, il team che fa capo a Max Rendina. E allora accogliamo l'equipaggio, secondo classificato del campionato italiano, Rally Junior, ancora un po' avanti, bravo, perfetto, fermo lì. Loro portano il numero 50 sulla loro Clio, Igor Iani, Nicola Pugliani, equipaggio della New Turbomark, quindi una scuderia che ha in Sicilia le sue radici e le sue origini, e voi avete regalato questo bel successo alla prima gara dell'anno. Sì, dai, siamo abbastanza soddisfatti, diciamo che perdere la prima posizione per un secondo 8 non è mai così facile da digerire, però... Faccio i complimenti a Pesavento perché è stato veramente veloce, è stato molto competitivo e quindi va bene, dai, volevo ringraziare i nostri sponsor che comunque ci permettono di essere qua, la scuderia YouTube che ci dà sempre grandissima mano e tutti quelli che ci seguono.
e noi ci uniamo a questi ringraziamenti a tutti quanti quelli che tu hai fatto. Prego, a disposizione del responsabile della cerimonia del podio. Un ottimo inizio di stagione, si è aperto alla 107esima Targa Florio il campionato italiano Rally Junior, quindi una meravigliosa gratificazione per i primi equipaggi che salgono sul primo podio della stagione. Andiamo ad accogliere i vincitori. Venite ragazzi, venite vincitori del campionato italiano Rally Junior per la prima gara, i primi leader del campionato italiano Rally Junior 2023, fermatevi pure qui a favore di luce, fuori dalla macchina perché dobbiamo salutare il pubblico siciliano che vi è venuto a salutare. E allora numero 52, Davide Pesamento, Marco Frigo, Oak Racing Club, la loro scuderia, e anche loro felicissimi perché la prima gara avete aperto con una vittoria questo campionato Rally Junior. Sì, è stata veramente una bella battaglia oggi, infatti ci tengo a fare i complimenti anche ai miei avversari perché mi hanno sempre dato del filo da torcere per tutta la gara. E per quanto riguarda la gara, comunque per noi è andata veramente bene perché siamo già partiti ieri sera con un buon secondo posto, stamattina abbiamo fatto subito lo scratch della prima prova. E poi sì, abbiamo sempre mantenuto il comando per tutta la gara, quindi direi che il nostro passo è stato comunque sempre tra i primi tre. E niente, dai, la gara, faccio i complimenti anche all'organizzazione perché ha fatto una gara veramente stupenda, infatti non a caso è la gara più antica del mondo e ci tengo a fare i complimenti a loro. E anche alla federazione, all'AGT Italia per la macchina ottima, alla Pirelli per le gomme, anche ai meccanici perché ieri sera ho avuto un piccolo problemino allo sterzo e me l'hanno prontamente risolto, quindi è giusto fare i complimenti anche a loro. Parli già come un professionista navigato, quindi bravo, ti sei meritato questo podio, questa prestazione, accomodatevi, aspetta, porta la macchina in posizione da podio, il responsabile della cerimonia ti dirà dove posizionare la tua Clio e subito dopo sui gradini del podio che vi spettano per ricevere i premi e per ricevere anche per poter brindare anche insieme ai vostri avversari con i quali avete scambiato dei giustissimi complimenti. Ed è questo lo spirito del campionato italiano Rally Junior: imprimere il rispetto di sane regole dello sport, sebbene nell'estremo dello spirito agonistico, perché altrimenti non c'è la prestazione e non c'è la vittoria. Benissimo, allora andiamo a formare il podio. Terza posizione per il numero 46, per il numero 46 Riccardo Pedersani e Edoardo Brovelli, ho detto bene. Numero 46, Riccardo Pedersani e Edoardo Brovelli sul terzo gradino del podio, eccoli pronti a ricevere i trofei. Naturalmente le tante ore di lettura possono anche dare qualche segno di stanchezza, quindi me ne scuso con tutti quanti. Seconda posizione per Igor Iani e Nicola Puliani, seconda posizione sul podio del CR Junior 2023 nella sua prima gara, vinta da Davide Pesarento e Marco Frigo, equipaggio da Oak Racing Club che abbiamo appena ascoltato. Ricevono i trofei e appena verranno loro date le coppe, meritatissime, delle coppe che ricorderanno sicuramente per tantissimo tempo questo momento della consegna. E allora dopo la consegna dei trofei il momento solenne delle note dell'inno italiano.
podio, il primo podio stagionale del campionato italiano Rally Junior, gli equipaggi di AC Team Italia, brindisi per loro! Bravi! Thank you.
quelle più difficili per via dell'asfalto, per via delle prove molto difficili, però ci siamo divertiti molto e siamo arrivati in fondo, questo è importante. Sicuramente è importante una foto per ricordare questo momento, per questo momento dell'arrivo alla 107esima Targa Florio per Rendina e Pizzuti. Grazie, grazie ad entrambi. Peugeot 208 per loro, come li abbiamo salutati ieri sera all'ombra del Palazzo Imperiale. Adesso ripetiamo il saluto qui. Perfetto, fermi qua. Mentre ricordiamo che l'equipaggio numero 79 deve immediatamente spostare la sua autovettura, poiché altrimenti impedisce il transito delle altre. Dovete fare la foto, dovete scendere un attimo perché è un momento importante. Numero 40 che ha tagliato il traguardo, Nicola Cazzaro, Sergio Racuia al suo fianco, l'equipaggio della Roresi, che beh, Sergio sorride perché gara di casa, però anche tu puoi essere soddisfatto. No, soddisfatto sì, però diciamo che abbiamo fatto dei passi avanti, insomma sicuramente abbiamo capito cosa dobbiamo migliorare e niente, dai, pensiamo già alla prossima gara. Benissimo, pensate già alla prossima gara, questa la foto per voi. E i nostri complimenti di Nicola Cazzaro e Sergio Racuia, altro equipaggio della Raw Racing, in questa numerosissima classe riservata alle Peugeot 208. Perfetto, perfetto, eccolo qua. Graziano Weber, se scendete di omaggio. Bellissima gara, complimenti, stupendo, ma non andare panico. Saluti a noi, saluti a questo pilota bresciano che partirà. Naturalmente i mezzi di trasporto non aspettano. Eccola qui, prima della classifica Lady, giusto? Esatto, e allora vieni fuori dalla tua Suzuki Valeno. E pensa che sono andato a memoria, quindi me lo ricordavo. Eccola qua. Arianna Beata Doriguzzi, accanto a lei Simone Carosiglia. Allora? Beh, siamo arrivati alla fine, quindi bene, siamo riusciti ad arrivare prima di femminile, quindi... Beh, punti e gratificazione. E allora signore, se abbiamo la coppa per... Eccola qui che arriva, la coppa per... La coppa dame, come si chiamava in passato, la coppa per la classifica Lady. Bravissima questa pilota. È arrivata la coppa e quindi mettetela pure in mezzo e fate insieme la foto. Eccola qui, Arianna Breatta Doriguzzi, vincitrice della classifica femminile della 107esima Targa Florio. Brava con la sua Peugeot 208. Eccola qui, ciao, grazie, grandissimi complimenti a voi. Una classe veramente affollata che continua a regalare delle belle soddisfazioni che ci vengono raccontate una ad una dagli equipaggi protagonisti. Buonasera. E beh, fai una foto con tuo figlio adesso che avete tagliato questo traguardo. Eccolo qui, Claudio e Lorenzo Savioli. Beh, il sorriso dice che il figlio ha navigato bene. Ma... Sì, è stato bravissimo la sua prima gara, la sua prima targa, e la terza generazione inizia, quindi dal prossimo anno ci sarà lui. Benissimo, allora dal prossimo anno ci sarà lui. Una foto per voi e i nostri complimenti a Claudio e Lorenzo Savioli, papà e figlio, un appassionato papà che ha portato al debutto dell'automobilismo e nella Targa Florio in particolare il figlio già esperto kartista. Ciao, a presto e ancora grandi complimenti a voi con questa Peugeot numero 43. Arriva la vettura numero 48. E allora, vieni, vieni, scendi
scendete, scendete ragazzi, perché ci vuole la foto, perché vi sia sfuggito ad un soffio il podio. Ci vuole la foto perché avete iniziato questa meravigliosa avventura nel campionato italiano Rally Junior. Difficile, impegnativo, tutto, certe volte ci vorrebbe un po' più di fortuna, ma non è sempre così. Sì, esattamente, è stata una bella gara, molto dura, ho lottato con i pezzi. Entusiasma alle stelle. Ci sfuggì un po'. Ho lottato con gli avversari. Siamo contenti del passo tenuto. Sicuramente l'equipaggio siciliano del campionato italiano Rally Junior, grazie ad entrambi, Salvatore Pio Scannella e Francesco Galipò, di Seno in pilota, messinese il co-driver, e loro sono protagonisti del campionato italiano Rally Junior, dove hanno sfiorato il podio, hanno sempre lottato per le posizioni di vertice, però naturalmente una gara lunga ed impegnativa come la Targa Florio non consente nessuna imperfezione, e quando qualcosa si mette di traverso non sempre si riesce a recuperare a pieno. Arrivano con il numero 51 Geronimo, Ermanno Nenobutto e Francesca Nenobutto. Scendete, fate una foto e andate via molto velocemente, così potete andarvi a godere il meritato riposo dopo 9 prove speciali di Targa Florio. Dai, è andata bene, siamo dentro il risultato. Ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di essere qui, dagli sponsor, mio papà, la scuderia, il team, i meccanici, tutti quanti, grazie a tutti. Navigatrice? Ma sì, dai, anche lei. Anche lei, anche lei. Grazie, grazie anche per la vostra spontaneità e simpatia. Lo sono Ermanno Geronimo e Francesca Nerobutto. Altro equipaggio portacolori dalla Oak Racing Club. E sono altri protagonisti del campionato italiano Rally Junior, che si è aperto proprio qui alla 107esima Targa Florio, l'edizione 2023 di questa serie dedicata ai giovani talenti. Fermi qui, fuori dalla macchina, foto. Loro sono Matteo Doretto e Andrea Budoia, equipaggio della Rally Team. Eccoli qui, altri protagonisti del campionato italiano Rally Junior. Guarda, il tuo navigatore ha ancora la matita in mano, quindi per lui la gara non finisce se tu non spegni il motore. No, ancora no. La gara non finisce neanche fino a domani mattina quando riprendiamo l'aereo. Benissimo, allora concentrati fino a domani mattina, poi magari vi rilassate un attimo. Sì, è stata una gara tosta alla fine. Debuttare qua in Targa Florio non è facile, sono strade scivolose e atipiche a qualsiasi gara della Ma penisola. Ma i poveri, state non si surrullare, non l'ho capito. Arrivati alla fine, l'importante era questo. Ci siamo divertiti dal secondo giro in poi. Niente, va bene così. Sicuramente va bene così, grazie, complimenti. Complimenti ad entrambi, Matteo Doretto e Andrea Budoia, equipaggio della Rally Team, altri protagonisti del campionato italiano Rally Junior. Potete accomodarvi ragazzi, possiamo continuare con la cerimonia di arrivo e premiazione della 107esima Targa Florio. Arrivano con tanto di bandiera dei quattro mori sul cofano, quindi è chiara la provenienza. Fermi qui così si vede meglio la bandiera, venite a fare una foto a conclusione della 107esima Targa Florio, Antonio Luigi Gaudenzi e Marco De Montis. Bandiera dalla Sardegna che sventola e spumante che arriva, brindisi per l'equipaggio. La loro travolgente allegria, ma è giusto che sia così perché è la prima gara della stagione per Antonio Luigi Gaudenzi e Marco De Montis, prima gara della stagione, taglio del traguardo, settima posizione in questa impegnativa classifica del campionato italiano Rally Junior. Grazie a voi e alla vostra bella e sentita passione. Allora, non si capisce da che regione arrivate. No, vero. Ecco, ora che l'hai detto proprio è chiaro. Complimenti alla Sardegna, i nostri cugini dell'isola di Sardegna, che hanno addirittura esposto la bandiera dei quattro mori perché è giusto tenere alto l'orgoglio regionale. Allora anche per voi si conclude così la Targa Florio con la gratificazione di aver tagliato il traguardo. Proseguiamo con altri protagonisti. E
lo sono il numero 57, Francesco De Ceci, Nicolò Lazzarini, Gas Racing, la loro scuderia. Dovete scendere, dobbiamo fare la foto, dobbiamo ricordare il momento e subito via, perché l'ora è tarda e sicuramente tutti quanti un po' accusiamo leggermente un po' di stanchezza, sorridenti al traguardo, quindi a posto. Sì, contentissimi e siamo contenti, e essendo la mia prima gara va benissimo così. Esatto, c'è tanto da imparare ancora, ci sono i coach della scuola federale AC Sport al vostro fianco. Pertanto questi equipaggi di AC Team Italia non vengono lasciati all'autodidattica, ma vengono seguiti in maniera precisa e puntuale dai coach della scuola federale AC Sport intitolata al grande Michele Alboreto. Puoi venire un po' più avanti, esatto. A ritirare il premio dei primi di classe, prego, scendete, Macaluso, Severino, numero 58 per questa Renault Clio in versione Super 1006. Rosario Macaluso, venuto a Severino. Ma bello bianna vecchio stare 15 anni che fuori. Contenti? Contentissimo, sia della macchina che del team e di tutto. Si è fatta tenere a bada la macchina? Sì. Molto dolce, molto dolce. Beh, guarda, lo dimostra la coppa. Per voi, il momento conclusivo della targa Florio, con tanto di coppa sul tetto della vostra Clio in versione Super 1006. Rosario Macaluso e Luca Severino. Ciao, grazie, complimenti. Primi di classe con questa Peugeot 106 numero 70, eccoli qua, primi di classe, la consegna dei trofei ed ecco il grande momento della foto finale della 107esima targa Florio, complimenti. Grazie, finalmente dopo 4 anni di ritiri siamo riusciti a vedere l'arrivo, grazie a tutti i miei sponsor che continuano a credere in questa macchina, grazie a voi, complimenti a Lotto e De Luca Gaglio con il numero 70 sulle fiancate di questa Peugeot 106. Aspettatemi qua, sto arrivando io. Domani ci vediamo, domani sera. Ah, si accuccare! Ci vediamo domani sera, così vediamo per Roma. Sto arrivando. Altri primi di classe, fermi lì. Dati e Catalano, fuori dalla vostra Citroen C2 col numero 59. Citroen C2, loro sono primi di classe. Un'altra. Ecco, va bene, sì, vai prima dal navigatore, visto che Giovanni Galati, Luca Catalano con la Citroen C2 VTS, primi della classe, l'ex classe A6. Io, scusate per la presenza, voglio ringraziare a tutti quelli che siete qui presenti, però voglio fare un ringraziamento particolare al mio navigatore, che la prima gara che l'ho fatto con me, questa è la quarta gara che fa e riesco a portare all'arrivo, per arrivare a che fare una grande vittoria. E in particolare voglio ringraziare i miei figli perché, non perché sono i miei figli, perché sanno che ho questa grande passione e sono stati loro a darmi questa carica. Un grande abbraccio ai miei figli. Benissimo, ci uniamo a questo saluto, a questo abbraccio, a questo ringraziamento.
Dai, naturalmente ottimizziamo i tempi perché dobbiamo rispettare anche coloro che devono lasciare la nostra regione, ma è sempre un piacere, se rispettiamo i tempi, fare delle foto e condividere questo bellissimo momento. Grazie a voi naturalmente, grazie, complimenti ancora. Numero 59, Galati Catalano, nuovamente motore in moto e adesso si va verso il meritatissimo riposo notturno. E noi accogliamo un equipaggio molto molto particolare perché è primo in una speciale classifica Suzuki Rally Cup, Matteo Giordano, Manuela Siracusa, primi del Suzuki Rally Cup, punti pesanti in campionato e una grande gratificazione arriva dalla Targa Florio. Sì, una bella soddisfazione perché essendo lontani da casa è sempre più difficile e quindi lo scorso anno secondi e quest'anno abbiamo vinto. Beh, si deve scalare la classifica, è giusto. Ecco qui il vostro meritato, meritatissimo trofeo con queste belle Suzuki. Suzuki Swift Sport Hybrid, l'evoluzione di questa entry level della casa di Hamamatsu, una vettura che regala tante soddisfazioni, una vettura che si dimostra molto professionale, affidabile e sicuramente divertente, dove c'è tanto tanto da imparare e tanto tanto da poter continuare a vivere in termini di sport. E lo dimostra l'esperienza di Matteo Giordano, di Manuela Siracusa, che hanno voluto anche quest'anno essere protagonisti del trofeo della casa giapponese. Grazie ad entrambi i vincitori della Suzuki Rally Cup. Possiamo continuare? Possiamo continuare? Numero 72, Alessandro Fornelis e Luigi Cavagnetto. Eccoli entrambi. Se scendete fate una foto fuori dalla vettura perché è un momento da ricordare e poi immediatamente potete andare al meritato riposo. La Suzuki è bella, è spaziosa, però per te ci vorrebbe forse una macchina ancora più grande. Sì, sono abbastanza comodo. Benissimo, ottimo, grazie, grazie mille. Fornelis, Cavagnetto, numero 72. Anche loro protagonisti del trofeo Suzuki con la Swift Sport Hybrid. Continuiamo ancora, ancora vetture giapponesi, ancora le gialle auto del trofeo Suzuki. Vieni, vieni ancora un po' più in giù così siete più a favore di luce, vengono meglio le foto, ecco. Diciamolo chiaramente, benissimo, dai, scendi, numero 74, Sebastian Dalla Piccola, Fabio Adriano, altri protagonisti del Suzuki Rally Cup. Terzo di trofeo, terzo di gruppo e quindi doppi trofei per voi, bravi, li avete messi perfettamente, sebbene una lunga giornata di sport ancora ci avete la lucidità di sistemare anche i trofei e questo è l'epilogo della Targa Florio per voi. Siamo contenti di aver condiviso questa soddisfazione con voi, coppe in macchina e via. Quindi mentre continuano a scorrere le ore della sera, non si ferma ancora l'entusiasmo di un giorno e mezzo di gara fatto di 9 prove speciali, oltre 85 km cronometrati, 540 km di percorso di gara. Perfetto, va benissimo così. Loro sono il numero 75, Roberto Pellè, Luca Franceschini, secondi nella Suzuki Rally Cup, prego, per secondi di classe, secondi nel trofeo giapponese della casa di Hamamatsu. E allora posizionate pure le coppe. Siete contenti del podio? Assolutamente sì, oggi abbiamo fatto una grande gara, i tempi ci soddisfano, ci siamo avvicinati alla vetta del trofeo e siamo veramente contenti. Oggi per noi è una gran giornata. Senti, in Trentino adesso che direte, com'è la nostra regione? Ma noi la conosciamo già da tanti anni a Sicilia, quindi non ha bisogno di presentazioni. Grazie, sei veramente gentile e cortese, come anche sportivo. Per lei, Franceschini, numero 75, secondi
classificati nel trofeo Suzuki, Suzuki Rally Cup, il monomarca indetto nei rally della massima serie tricolore dalla filiale italiana della casa di Hamamatsu, rappresentata da Massimo Nicoletti, il quale è venuto proprio qui a salutarci personalmente prima di dover correre verso l'aeroporto per prendere un aereo che lo riportasse nel suo Piemonte. Prego, scendete perché bisogna fotografare il momento finale della vittoria. Gelsomino e Navido numero 76, anche per loro protagonisti del trofeo Suzuki, contenti? Contenti, sì, dai. Stanchi però? Stanchi abbastanza, abbiamo penato un po' anche sto giro. Naturalmente non sarebbero gare se fossero così impegnative. Grazie allora per voi la foto, e subito si prosegue con la cerimonia di arrivo e premiazione. Loro sono il numero 76, noi continuiamo in maniera spedita. Grazie. E questa è l'esatta posizione a favore di Luce. Perfetto. Lorenzo Lorallini, Andrea Musolesi, scendete pure perché bisogna farsi una foto qui al traguardo di Termini Imerese. Abbiamo anche fatto uscire la luna, quindi abbiamo pensato a tutto, abbiamo preparato la cornice, ora foto per voi. Grande momento d'arrivo, grazie ragazzi. Perfetto. Bene, numero 79, Lorenzo Olivieri di Lucrezia Viotti, scendete dalla macchina perché siete primi di classe, perché questa è una Suzuki Swift, però è una 1000 Booster Jet, ecco qua, grazie a voi, addirittura con tanto di cappellino che rappresenta gli pneumatici piemontate, siete contenti? Molto contenti, abbiamo vinto la targa fuori della nostra classe che è piccolina, però sempre impegnativo arrivare in fondo, belle strade, veloci, ci siamo messi alla prova volentieri anche quest'anno. E ci siete riusciti perfettamente, prego, una foto, una ripresa, si deve ricordare per tantissimo tempo questo momento d'arrivo alla targa Florio, grazie a Lorenzo Olivieri e a Lucrezia Viotti, primi della classe 1000 con la Suzuki Swift 1000 Boost Jet, anche in questo caso protagonisti del trofeo della casa giapponese, del trofeo Suzuki. Ciao, possiamo continuare, possiamo naturalmente continuare, che arriva il numero 80, Alice Poggio ed André Perrin, prego vieni un po' più avanti Alice, perfetto, così vengono meglio le foto, quindi potete scendere dalla macchina, prendere le coppe. Seconda classificata Alice nella classifica riservata alle dame, coppa per lei. Allora, la Suzuki Baleno si è comportata bene? Sì, più o meno, non mi sono comportata troppo bene io, ho fatto un po' di casini, però siamo arrivati. Ecco, siete arrivati, ieri sera mi dicevi proprio questo, che era importante, allora obiettivo centrato. Sì, considerando da dove ne arriviamo, l'importante era... Da dove arrivate, diciamolo? Da Savona. Allora, insomma, siete qui davanti, guarda, basta guardare un po' lontano e siete qui davanti. Sì, un po' più distante la strada, però... Benissimo, grazie, complimenti, è stato un piacere avervi alla targa Florio. Numero 80, Alice Poggio, Andrea Perrin, Suzuki Baleno, Alma Racing, la loro scuderia, e con loro si sono chiuse le partenze dei protagonisti del campionato italiano Assoluto Rally Sparco, e quindi pochissimi istanti e continuiamo, festeggiamo i protagonisti del campionato italiano Rally Autostoriche.
Oh, really?